Leggenda vuole che Enzo Ferrari, che era notoriamente avaro di complimenti, la definì l'auto più bella del mondo. Parliamo della Jaguar E-Type, probabilmente la più iconica sportiva mai prodotta oltre manica. Ce la racconta con la consueta competenza Cristiano Luzzago. Amici appassionati di automobili classiche, in passato abbiamo avuto modo di esaminare approfonditamente la Jaguar E-Spider prima serie. Oggi abbiamo l'opportunità di presentare una seconda serie e quindi individuare tutte quelle caratteristiche e quelle modifiche che lo differenziano dal primo modello. Alla fine degli anni 60 le normative americane erano diventate molto più stringenti rispetto agli inizi degli anni 60, quando nel 61 fu presentata la prima serie, e quindi la Jaguar, come molte case automobilistiche, ebbe la necessità di adeguarsi alle nuove normative vigenti e quindi di fare una serie di modifiche abbastanza rilevanti, che però non dovevano in nessun modo rovinare l'estetica della vettura. Partendo dal frontale, possiamo vedere che per le normative fu necessario alzare i proiettori e esporli, quindi togliere la classica copertura di cristallo che caratterizzava la prima serie, e già nell'ultimo modello della prima serie, quella denominata serie 1,5, era stato eliminato il cristallo, però la posizione delle parabole era ancora bassa, quindi il profilo di contorno era molto più sottile. In questa è stato necessario anche alzarlo per i limiti da terra che si imponevano e per anche il fascio di luce che doveva essere più efficace. I paraurti sono stati modificati, infatti mentre nella prima serie il baffo centrale era all'interno della bocca ovale, nella seconda serie è allineato ai due rostri laterali. La bocca anteriore viene ampliata rispetto alla prima serie per esigenze anche di raffreddamento, ma soprattutto per poter dare maggior flusso d'aria all'impianto dell'aria condizionata, che fu introdotto appunto nel mercato americano e che era un accessorio che era richiesto su quasi tutte le vetture. In prima serie era dotato soltanto di ruote a raggi, mentre la seconda serie nasceva con la ruota a raggi di serie e stranamente veniva dato come opzionale il cerchione stampato, che era poi uguale a quello delle berline XA dell'epoca. Anche il retro della seconda serie è facilmente identificabile rispetto alla prima. Infatti i fanali posteriori, che nella prima serie erano posti sopra i paraurti, sono viceversa inseriti su una apposita base di supporto cromata al di sotto dei paraurti e sono molto più grandi. La lama del paraurti è stata unificata, mentre nella prima serie avevamo i due paraurti laterali e centralmente non c'era niente, qui è stata introdotta anche per protezione questa lama centrale. Le marmitte, che nella prima serie escono molto avvicinate, nella seconda serie, per dare spazio alle targhe americane che erano sporgenti verso il basso, hanno dovuto avere una deviazione che le porta verso l'esterno. Per quanto riguarda la parte meccanica, nella seconda serie si sono definitivamente consolidate tutta una serie di modifiche che erano state portate in corso di produzione, che sono il radiatore con una doppia ventola di raffreddamento, quindi serviva per, come abbiamo detto, aumentare la capacità di raffreddamento della macchina, ma anche aiutare il radiatore dell'aria condizionata. L'impianto frenante, che adotta per la prima volta le pinze Girling a tre cilindretti, a tre pistoncini invece che due. L'impianto di alimentazione, che è la cosa più evidente quando si apre il vano motore, che è dotato di due carburatori Zenith Stromberg invece dei tre SU classici, che anche questi sono fatti per adeguarsi alle norme dei consumi di antinquinamento per il mercato americano. Sul mercato europeo venivano commercializzate sia quei tre carburatori che con i due carburatori a seconda dei paesi di destinazione,
e che ovviamente tolgono una buona parte di potenza, perché riducono dai 265 cavalli del modello con i tre carburatori ai 210 cavalli del modello con i due carburatori. Ci sono poi ulteriori modifiche minori nell'impianto per filtrazione dell'aria, nell'impianto frenante dove viene sostituito il servofreno, e già nella prima serie 4.2 non scordiamo era stato adottato il cambio con la prima sincronizzata, differentemente dai primi modelli 3008. All'interno dell'abitacolo apparentemente non ci sono grandi differenze rispetto al 4.2 prima serie, però i sedili invece di essere fissi sono reclinabili, il piantone dello sterzo invece di essere intero è collassabile, anche questo per adeguarsi alle normative americane. Nella parte centrale del cruscotto c'è un'imbottitura che anche questa dovrebbe prevenire eventuali urti interni. La plancia centrale cambia perché tutti gli interruttori vengono sostituiti invece che dalla classica leva con dei pulsanti, e al centro del cruscotto, dove una volta era posizionata l'accensione della macchina, viene inserito l'orologio. L'accensione viceversa viene spostata sul piantone dello sterzo ed è corredata anche di un blocco a sterzo. Anche le alette parasole sono un accessorio che era sulla seconda serie.